Allora, premettiamo che siamo di ritorno. Ci hanno messo lo scotch sopra, vedi? Sì, siamo di ritorno a via Principe Amedeo, no? Dove vogliono fare un'opera colossale. E guardate qua, siamo a Cocciano, ecco qui. Guardate questi lavori. Inizio lavori 19 luglio 2021, 14 luglio 2022, termine prevista ultimazione. Eh? Siamo nel 2023? Allora, no, siamo nel 2023, fra 4 mesi, fra 3, aprile, maggio e giugno. Certo. 3 mesi e mezzo dovrebbe essere finito. Ora, il discorso che io faccio, questo fa il pari, no? Con le scalinate a Villa d'Orlogna, no? Anche quelle dovevano 420 giorni. Come... Angelo, scusa. Che c'è scritto? Comune di Frascati, no? Su questa cartellonistica. Quindi il comune di Frascati vorrebbe gestire un PNRR da 16 milioni e mezzo, sì, trovando 30 alloggi sostitutivi, sì, e io neanche qui ho mai visto un amministratore di Frascati venire a monitorare questi lavori. Ma neanche l'ingegnere Riccardo Basili? Io non parlo dei tecnici. È responsabile io unico. Voglio vedere gli amministratori della città che non sono venuti un giorno. Nemmeno il responsabile del patrimonio, Maradona. Il Maradona di Supino non si vede in giro per la città. Porca viene miseria. Da Supino e si chiude dentro Palazzo Marconi. Oramai hanno preso Palazzo Marconi come una location dove fanno... di comitiva per fare gli spritz. Gli spritz. Io qui non vedo mai nessuno. Lavori a rilento, perché ecco, questo è un dato di fatto. Questo sarà la metà di via Principe Amedeo, no, via Ferri. Un quarto questo. Un quarto? Ma ne manco un quarto. Beh, grosso, eh. No, un vabbè, ma diciamo che alla metà lì ancora debbono iniziare e quanto tempo ci mettono? 3 anni, cioè hanno detto che ci mettono 3 anni. Ci hanno dato l'assicurazione che noi ci mettono 3 anni. Ecco, secondo me se sono saggi lasciano perdere il discorso. Angelo, faccio ancora una volta l'appello. Dal momento che sono degli emeriti incapaci, ma lo dico con serenità, senza polemica, uno nella vita deve ammettere i limiti. Se oggi me mi dici, Mirko, sei in grado di arrivare sulla Luna? No, no, non ci posso andare. Non ci posso andare. E calla la Luna, la Luna è bellissima. Però possono fare nulla. Sono veramente degli incapaci. Non possono gestire il PNRR, 16 milioni e mezzo, è meglio che non fanno nulla, non sono neanche stati in grado di venire qui a monitorare i lavori, vanno a rilento. La paura mia, sai qual è? Siccome i fondi PNRR, una parte sono gratuiti, una parte bisogna ridarli, ritarli, quindi è un debito per... Per le nuove generazioni. Che questi faranno magari un sacco di studi, commissioneranno studi, piani di attuazione, una cosa o un'altra. Pagano quelli. Consulenti. E noi si troviamo sul gruppone. Ma certo, questo è il PNRR. Ma anche perché l'amministrazione di Frascati, con questi fenomeni che si è arrivati a 74 milioni di debiti, chi è che non c'entra? Beh, Maradona non c'entra, dice io sono arrivato adesso. Ma chi si avvicina a lui? Il vice sindaco ha votato dai tempi dell'amministrazione di Tommaso. Ho visto lo streaming dell'ultimo consiglio comunale e faceva anche lo stizzito. Dice, vi dovete ricordare che siamo in dissesto. Lui ha votato tutti i bilanci. E che ci ho mandato io in dissesto? Ricordiamo che il vice sindaco ha votato anche il piano di riequilibrio che è stato bocciato. Certo. Che la Corte dei Conti ha ritenuto inaccettabile perché non c'erano le coperture. Angelo, carta vinci e carta perdi possono fare con gli altri, non con Mirko Fiasco. Che la macchina amministrativa la conosco. E farebbero bene veramente a ritirarsi a vita privata questa. Ecco, mi raccomando, votate e fate votare Partito Democratico. Angelo, e poi scusami, questi sono i risultati. Prima di concludere, ma la nuova segretaria del PD Alice Line non ha dichiarato che lei è vicina al popolo? Sì. Ok. Ma qua non si vedono però, eh.